Non si farà la fusione tra comuni di Subbiano e Capolona, questo quanto deciso dai cittadini chiamati alle urne per il referendum consultivo. Nel comune di Subbiano è stato registrato un deciso no, contrariamente a Capolona la maggioranza è stata invece favorevole all'unione. A Subbiano i votanti sono stati 2.599, il 51,84 degli aventi diritto, 1.844 si sono detti contrari, 740 invece favorevoli. A Capolona ben l'89,09% dei cittadini ha messo invece la croce sul sì, 1.715 favorevoli e solamente 210 contrari. Hanno votato il 45% degli aventi diritto, 1.938 cittadini. Resterà dunque invariata anche in questo caso la geografia della provincia aretina, in quanto l'obiettivo era quello di raggiungere la maggioranza dei due terzi dei consensi. È la vittoria della democrazia, quindi l'affermazione che della volontà del popolo, quindi Subbiano ha visto in questa campagna referendaria un forte dibattito, un confronto politico, cosa che è mancata completamente a Capolona, e credo che questa risposta sia la dimostrazione che certi personaggi, i cosiddetti capi bastone, che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo in queste zone, hanno esaurito la loro funzione. Vi ringraziare i cittadini di Capolona in primo luogo, perché ancora una volta hanno dimostrato anche di saper guardare al di là del proprio orizzonte, quindi anche pensare al proprio territorio e agli interessi più generali. In secondo luogo, ne prendo atto, il risultato da parte di Subbiano è anch'esso altrettanto netto come quello di Capolona. Naturalmente in questo caso ci sono delle situazioni da valutare, come per esempio il fatto che la destra di Subbiano è stata capace di coinvolgere tutti, anche la minoranza, nel voto contro la fusione di questi nostri comuni, per cui vabbè, insomma, è touché.